Ma che bella settimana per i mercati delle criptovalute! Abbiamo fatto i numeri, abbiamo rotto i livelli di resistenza importanti, ma soprattutto Ethereum, la regina che ha preso il comando. L'avevo detto, insomma, la scorsa settimana, questa battuta, questa cosa simpatica. Oggi però Bitcoin si avvicina alla resistenza di cui vi ho parlato nella settimana durante la live di recap per il lungo periodo dei mercati delle cripto. Ci aspetta un agosto che secondo me può dare soddisfazioni ed è arrivato ai livelli di 11.006. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e sono Mauro Caimi. Come sempre andiamo a guardare quello che è il recap generale del mercato criptovalute perché volevo farvi vedere gli indicatori macro. Oggi parliamo infatti di indicatori macroeconomici per quanto riguarda il mercato criptovalute per vedere che cosa ci indicano. Danno delle indicazioni particolari, ci sono due chicche fondamentali. Una è il legame di Bitcoin con il resto del mercato cripto. Le altcoin stanno performando meglio, stanno andando meglio. Vediamolo oggi nei grafici, vediamolo oggi nei numeri, in quelli che sono gli indicatori. E poi un'altra cosa. Bitcoin contro S&P 500. Com'è la situazione? Perché tempo fa vi avevo fatto vedere un grafico da monitorare, da tenere sott'occhio per capire quando era possibile o eravamo in prossimità di un eventuale bull run di Bitcoin e se questa cosa poteva essere un'indicazione da, perché no, ragazzi, utilizzare anche per le nostre analisi, per fare le nostre considerazioni, per prepararci a quello che potrebbe avvenire. Molti magari in questo momento sono anche in ferie, sono anche in vacanza, però come sempre i mercati non vanno mai in vacanza, perciò cerchiamo di essere semplici, chiari, minimalisti come faccio sempre, ma anche abbastanza pratici e operativi. Quindi ci spostiamo sui grafici, state attenti, open your mind e andiamo a guardare questi numeri per capire un po' ce la fa Bitcoin a distruggere gli 11.600. Andrà a chiudere la settimana perché oggi chiude la settimana, ragazzi, cioè domani a livello proprio temporale, quindi abbiamo un giorno in pratica. Ce la farà Bitcoin a distruggere gli 11.600 e chiudere la settimana sopra questo livello? E vi ripeto, non lo fa, ragazzi, dalla bolla del 2017-18, perché a cavallo, solo a cavallo di quel periodo, per un mese e qualcosa, è stato sopra 11.600. Andiamo a vedere i grafici. Ci eravamo lasciati qui, ci eravamo tanto amati come si dice. Allora, guardiamo di nuovo questo grafico e quello della live, ragazzi. Chi non avesse visto la live, un recap generale su quello che sta per succedere o potrebbe succedere nei mercati cripto di lungo periodo, andatela a vedere. L'ho pubblicata mercoledì. La live è importantissima per avere un quadro generale. Vedete come soltanto in questa zona qui, dicembre 2017, poi ritornato a gennaio 2018 sotto, solo in questa fase Bitcoin è stato sopra questo livello, ragazzi, ha chiuso sopra questo livello. Quindi capite un po' dove siamo, un livello stratosferico importantissimo. Però oggi andiamo a guardare altri dati, andiamo a guardare intanto che Bitcoin si è avvicinato con una settimana super positiva. Andiamo a vedere anche questa struttura, ma questa, ragazzi, ve la mostro poi lunedì nel video di recap dell'analisi ciclica di breve periodo, perché siamo in un ciclo ternario e il mercato l'ha confermato e poi lo andiamo a vedere però lunedì. Mentre per quanto riguarda Ethereum, vi faccio vedere una cosa per quanto riguarda Ethereum molto importante. Ethereum rompe e conferma il break dei 330, resistenza di lungo periodo. Sì, è vero che siamo sui massimi, ragazzi, per quello è uno spike. Vanno considerati, non vanno considerati questi 365. Tecnicamente andrebbero considerati, ragazzi, assolutamente sì, perché vedete, siamo praticamente al limite alto della barra di congestione che ha stretto Ethereum dopo la grande bolla, quindi dalla dicembre del 2018, vedete, fino a qui. Questa è la barra di congestione, barra di accumulazione probabilmente per questo mercato. Tenetevi stretto Ethereum. Io ho accumulato una serie di operazioni anche su questo altcoin, ne ho parlato già nei video scorsi, ma faremo un recap per tutte le altcoin che ho in portafoglio, nel mio portafoglio di altcoin che sto gestendo insieme a voi. Andiamo però a guardare poi questi che sono i dati di cui vi ho parlato, quindi gli indicatori macroeconomici, la dominance di Bitcoin, primo dato.
Ragazzi, la dominanza di Bitcoin va a toccare, analisi tecnica anche qui, perfettamente rispettata, va a toccare, vedete, questo livello di supporto a circa più o meno il 62, tocca il 60 la parte giù, quindi proprio uno spike della dominanza questa una settimana, dopodiché il mercato reagisce. Ora, Bitcoin riprende il potere sulle altcoin, Bitcoin ritorna a fare performance positive. E mantenere questo trend, ragazzi, in realtà non è quello che vediamo da questo grafico, perché quello che si vede da questo grafico è una cosa abbastanza importante da considerare. Allora, intanto c'è stato un breakout della trend line di rialzo, quindi del trend rialzista di Bitcoin contro le altcoin, quindi stiamo parlando della dominance. Vedete questo break che è avvenuto in questo punto? Indica che questo trend che era in essere, era in atto in pratica, dalla fine della bolla, cioè dallo scoppio della bolla, ecco, diciamo così, del mercato cripto, vedete gennaio 2018, fino a qui almeno, cioè febbraio 2020, circa 2 anni. Bitcoin era il re indiscusso, ragazzi, aveva performato molto meglio rispetto a tutte le altcoin. Poi però da questo break che vi ho fatto vedere, quindi dal break di questa trend line, beh, va considerato un cambiamento, ragazzi. Intanto vedete anche le medie mobili che si incrociano. Questo può significare due cose, cioè che in questo momento Bitcoin è entrato in un laterale nei confronti del mercato altcoin, oppure addirittura c'è stata un'inversione di trend che potrebbe anche indicarci una prossima bull run delle altcoin, quindi una alt season. Ragazzi, vi ricordo che da quando abbiamo questi grafici, vedete come è avvenuto qui. Bitcoin prima era al 90, però ecco qui, ragazzi, io la considererei tanto e non quanto, perché eravamo veramente su dati eccessivi per quello che riguarda la dominanza di un mercato, quindi questi sono eccessi. 90-95% di dominanza non ha molto senso su un mercato. Qui invece siamo, secondo me, in un mercato di equilibrio. Però, ragazzi, vedete che alla fine della super bolla del mercato cripto, Bitcoin aveva una dominanza del 35%, e questa cosa potrebbe ritornare, ragazzi, potrebbe ritornare, cioè potremmo assistere a un break di questo livello di 60% per andare poi successivamente a riposizionarsi intorno magari a metà, quindi a 50 punti percentuali di dominance. Questo cosa significa, ragazzi? Significa che i mercati potrebbero andare su e anche abbastanza. Perché? Perché se c'è un rialzo, le altcoin salgono di più di Bitcoin, in quanto di solito sono più volatili. Io credo che in questo caso ci sarà una settorialità, cioè non tutte le altcoin performeranno bene, ma solo quelle che hanno dei progetti importanti, delle cose un po' più moderne rispetto a quella che fu la famosa alt season del 2017, che era un po' indiscriminata, oserei dire questo, ragazzi. Quindi in questo momento, secondo me, lo stock picking, cioè il crypto picking sulle altcoin, potrebbe essere una soluzione da valutare, ragazzi, anche per i prossimi mesi. Perché se Bitcoin perde il suo livello di 60% di dominance, potremmo assistere ad un'impennata del mercato altcoin. Alt season già è iniziata, quindi no, non è iniziata, ragazzi. Perché? Perché ve lo faccio vedere. Allora, questa oscillazione, questo cambio, questa rottura il break della trend line sul mercato di Bitcoin sancisce solo la chiusura di una fase. In questo momento si è passati da un trend rialzista che era in essere da 2 anni ad un trend laterale e basta. Non c'è ancora un trend ribassista, non c'è questo trend, ragazzi, ribassista, perché il mercato, per farlo tecnicamente, dovrebbe scendere sotto 52, quindi molto distante. È più probabile che il mercato tenti di stare all'interno di questa zona di oscillazione per un po'. A quel punto, se poi brecca questa fase, attenzione, perché chiaramente potremmo entrare in un alt season, quindi in un'impennata effettivamente del mercato. Però vedete come Bitcoin ha reagito a questo livello, che diventa in questo momento uno spartiacque importante per farci capire se
ci conviene mantenere le nostre posizioni l'80-90% su Bitcoin o iniziare a spalmarle, ragazzi? Cosa che ho iniziato a fare da mesi. Vi ricordate quando ho fatto il video per spiegarvi come decidere quando spostare quanta parte del vostro patrimonio andare a mettere sulle altcoin e quanta su Bitcoin? Lo trovate sul mio canale, sulla playlist che ho fatto un annetto fa, Investire in Bitcoin. E ragazzi, andateveli a vedere perché ci sono dei dati, sono degli indicatori che vi fanno prendere queste decisioni. Quindi non sono soggettive, non è una vostra idea. Ma utilizzando gli indicatori di natura statistica è difficile poi andare a commettere degli errori perché è tutto più scientifico. Quindi in questo momento direi che continuiamo secondo quella strada a scegliere e fare crypto picking sui progetti altcoin importanti come quelli che ho già indicato nel mio portafoglio di altcoin. Abbiamo aggiunto il progetto Ample, difficilissimo da gestire, ragazzi, ma meraviglioso proprio per questo, perché le altcoin e questo mondo è proprio bello per questo, ragazzi. Passiamo da più 80 a meno 20, ora siamo di nuovo più 80. Insomma, ragazzi, wow, ok. È un progetto splendido anche a livello tecnologico, intelligente, interessante. Però ne aggiungeremo anche di altri, ne sto valutando anche altri. Ma quello che oggi andiamo a vedere è questa peculiarità. Quindi Bitcoin cosa andrà a fare? Fa un pullback qui sopra e poi ritorna a scendere dando il via ad un alt season. Questa indicazione, ragazzi, è un'indicazione comunque di forza del mercato cripto. Ma se andiamo poi a vedere invece quelle che sono le market cap, questa è la market cap del mercato criptovalute, vediamo che c'è anche qui un'indicazione importantissima di una ripresa del trend, ragazzi, di medio-lungo periodo sul mercato criptovalute. Ed è qui, ragazzi, guardate di nuovo questo break. Siamo ad un livello di market cap importante, ragazzi. Perché? Perché è un trend anche questo. Vedete, questo trend è in laterale barra accumulazione, diciamo noi, da qualche anno. Ora, se il mercato riesce a rompere questo trend, quindi la market cap del mercato cripto sale sopra i livelli di massimo di aprile del 2019, li rompe e va su, ha invertito completamente il trend laterale ed ha iniziato un nuovo trend ascendente al rialzo, ragazzi. Quindi oserei dire all in con tutto il mercato hold. Mi viene da ridere, ragazzi, quando guardo i rendimenti del mercato hold. Io ho tanti portafogli anche lì, ho anche una sezione che abbiamo fatto sull'investing di lungo periodo e i pack, gli ETF sulla mia Academy. Abbiamo iniziato, diciamo, anche a indicare lì delle cose, però mi viene da ridere perché questi mercati cripto, ragazzi, viaggiano a doppia cifra rispetto a quelli hold. Quindi, allora, sono passati 2 mesi di mercato hold in subbuglio, quindi in volatilità, per indicare la fine del mercato cripto, ma non è assolutamente così, come potete vedere. Allora, nel momento in cui andiamo a breccare o il mercato dà una bella indicazione la prossima settimana, per esempio, la prossima settimana, una bella settimana per darci una botta e fare così, ragazzi, ok? Se lo fa, abbiamo il famoso trend rialzista, quindi ripresa del trend rialzista dell'intero settore criptovalute, e quindi sappiamo che anche la tendenza alla FOMO del mercato cripto, quella, diciamo, potrebbe essere anche pericolosa. Andiamo a vedere invece la struttura del mercato altcoin senza Bitcoin, leggermente meno pendente, perché vedete la struttura dell'indicatore del mercato cripto con Bitcoin ha un trend leggermente più rialzista perché Bitcoin l'ha sostenuto un po' meglio. Questa è la struttura identica. Questa cosa qua vi fa capire anche un'altra cosa. Bitcoin in questo momento non è stato messo da parte rispetto alle altcoin. Quindi questi due indicatori della market cap, questa è quella delle criptovalute senza Bitcoin, indicano in questo momento che siamo in un'ottima fase che il mercato deve confermarci, quindi deve andare a rompere questo livello e iniziare un trend rialzista della market cap. Però allo stesso tempo abbiamo un livello chiave su Bitcoin, che è questa resistenza 11.600. È fondamentale che ci chiuda la settimana, ragazzi, non che la rompa, perché di spike ne ha fatti anche diversi. Deve stare sopra una settimana, quindi se non è oggi o domani, deve farlo la settimana prossima. E poi
La dominance di Bitcoin, dice Bitcoin sta lasciando un po' il passo alle altcoin, ma ancora non è iniziata un'alt season. E abbiamo visto che il mercato la market cap delle criptovalute, del mercato generale, sta indicando la stessa cosa. Quindi siamo dove, ragazzi? A un punto di snodo. Tutto dipende da questi fattori. Potremmo avere un'accelerazione, un boom improvviso nei prossimi giorni se il mercato riuscirà a superare questo test. Immaginate un break dei 11.650 di Bitcoin. Ethereum già l'ha fatto, quindi già un'indicazione alla data. Immaginate una reazione di Bitcoin che si tira sull'intero mercato, e quindi il mercato, la market cap delle cripto rompe anche il livello che vi ho fatto vedere, ve lo rifaccio vedere, e va in trend rialzista, cioè questo livello qui. Immaginate che fa così, boom, quindi settimana prossima ci portiamo a casa un 10-20% su tutte le cripto, fa così, boom. E ragazzi, beh, poi andiamo in FOMO, non si sa. Poi quello lo vedremo, ovviamente. Io guardo i dati, ragazzi, quindi al momento siamo su un test importante. Ce la fa? Fallisce? Questa è la vera domanda. Voi che ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, come sempre. Io vi auguro un buon weekend e noi ci rivediamo lunedì. Ciao a tutti!